progetti di grandi endorsement nei confronti di Conte che forse sono un po' controproducenti. Per utilizzare una vecchia espressione, non so quanto cara ad Enrico Letta, oggi il PD non può stare sereno per almeno due ragioni diverse. La prima è che all'interno delle geometrie del nuovo governo, il PD, pur essendo il partito forse più vicino al pensiero di Mario Draghi, è l'unico che in queste settimane ha dimostrato di essere a disagio. Ed è l'unico che non è riuscito a cambiare qualcosa. Il PD deve cambiare qualcosa perché? Perché da una parte quello che fino a qualche settimana fa era il federatore del patto con i 5 Stelle, ovvero Giuseppe Conte, è diventato un competitor, è diventato il capo dei 5 Stelle, quindi il PD deve cominciare a costruire una competizione con i 5 Stelle e non soltanto una riconciliazione. Il secondo elemento riguarda il rapporto con la Lega, perché è inutile nascondersi il fatto che in questi ultimi anni il ruolo principale del PD e la sua identità più forte è stata quella di essere considerato un partito argine al populismo antieuropeista, sovranista e nazionalista del centrodestra a trazione salviniano. Oggi, per questione diciamo forse più di opportunismo, più da Zelig, da più svolta Zelig che De Gasperi, ma comunque la Lega interpreta una nuova fase, la interpreta bene, devo dire, e il PD non si è ancora adattato a questo mondo che cambia, perché la Lega oggi su molti terreni è competitiva con il PD e quindi il PD è svuotato in qualche modo di una sua identità e di una sua forza. Un reggente, anche se poi come sappiamo non esistono i reggenti nel PD, perché nel momento in cui vi è un segretario eletto dall'assemblea, quel segretario ha pieni poteri, come sarebbe detto un tempo. Poi mi pare che sia uno dei paletti che Letta anche pone, insomma, non vuole essere così di passaggio e transizione, quindi mi sa che non gli piacerebbe questa parola, però... Assolutamente, quindi diciamo pure Letta avrà i pieni poteri e quando però assumerà la guida del Partito Democratico si creerà anche un altro problema, perché un leader non eletto ai gazebo, che viene eletto da un'assemblea del PD e che quindi di fatto accetta di scavalcare le primarie per avere un leader forte, deve comunque giustificare questa scelta con un fatto nuovo. E l'unico fatto nuovo che ci può essere in questa stagione per il PD è quello di pacificare non le correnti famose del PD che da anni creano infiniti lutti ai democratici e ai leader, ma deve creare il fatto nuovo, che è quello di riallargare il perimetro del centrosinistra, provando a far rientrare dentro il PD molti di coloro che sono usciti in questi anni. È una sfida complicata, ma la differenza tra un partito che vuole tornare a essere grande e un partito che si avvia verso un percorso simile a quello seguito dal Partito Socialista Francese, che è quasi scomparso,